Gli italiani attendono 31 ore di fila per un pronto soccorso e file lunghissime per un qualsiasi esame. La sanità, la politica di governo la scopre solo in campagna elettorale. Noi siamo stati gli unici a dire anche per la pace, no alle armi, no a nuovi invii militari. Siamo gli unici che ci batteremo in Europa contro l'austerità e per ridurre l'orario di lavoro a 32 ore a parità di salario. Con questo governo i cittadini piangono, le banche ridono. Il Movimento 5 Stelle si batterà per tutelare i cittadini e non le banche e i poteri forti. Presidente Conte, si vota oltre che per le europee anche per le amministrative. L'amministrazione uscente a Campobasso, un monocolore 5 Stelle, uno dei pochi sindaci in Italia espresso dal Movimento 5 Stelle. Sono state fatte altre scelte, non c'è stata una riconferma della vostra leadership, come commenta questo fatto? Guardi, a noi interessa la leadership, per noi la leadership passa dai contenuti, dai programmi, su quello noi siamo inflessibili, per quanto riguarda i nostri principi, i nostri valori non accettiamo compromessi al ribasso, poi invece se lei intende la leadership per quanto riguarda i candidati siamo assolutamente disponibili, abbiamo dimostrato qui ma anche altrove, a trovare delle figure che rappresentino, interpretino bene il programma che concordiamo e non necessariamente deve essere del Movimento 5 Stelle, siamo molto generosi in questo. Presidente, venendo al programma, salario minimo, reddito di cittadinanza si può applicare anche a livello amministrativo locale? Ma dobbiamo assolutamente, ricordiamoci sempre che i comuni sono la prima sentinella e anche la prima istituzione a intervenire in caso di bisogno dei cittadini e infatti quel grave danno che ha fatto questo governo nazionale, tagliando, smantellando il reddito di cittadinanza, ha fatto cassa sui poveri per all'incirca 1 miliardo e 700 mila euro. Però di fatto abbiamo il record di povertà assoluta, e cioè 5 milioni e 700 mila poveri assoluti. E come si risolve il problema? E il governo non li guarda, sono invisibili, però i sindaci, le amministrazioni comunali lo sanno bene, perché non riescono a far fronte alle richieste di intervento, quindi una cintura di protezione deve esistere, non può non esistere, perché un governo che ha 5 milioni e 700 mila cittadini che non hanno di che mangiare, non è che può governare. Quindi purtroppo stiamo togliendo risorse anche ai comuni, abbiamo tagliato oltre 5 miliardi e 700 milioni all'incirca 6 miliardi, qualcosa del genere per quanto riguarda i progetti importantissimi del PNRR a favore dei comuni e quelli sono progetti che comunque erano volti a orientare lo sviluppo sociale, vanno ripristinati e vanno rifinanziati. Presidente, Movimento 5 Stelle, partito radicato nel Mezzogiorno, teme l'astensionismo al Sud? Vabbè, l'astensionismo non lo deve temere il Movimento 5 Stelle, lo deve temere una classe politica in generale che certo non è il caso nostro, ma che fa di tutto rimanendo indifferente alla corruzione, rimanendo indifferente al malaffare, dando cattiva prova, ingannando i cittadini addirittura nella scheda elettorale, mettendo nomi finti come lo stesso Presidente del Consiglio sta facendo. Cioè deve temere l'astensionismo una classe politica che si comporta così e che rischia di alimentare la sfiducia nei cittadini nella politica. Presidente, ringrazio, ragazzi. L'ultima. E dicevo proprio questo, il problema esiste, perché il problema è che soprattutto rischia di essere acuito da questo governo di Giorgia Meloni, che è andata al governo su una base di promesse fatte in campagna elettorale e sbandierate quando era all'opposizione. Adesso con le tante giravolte che sta facendo, tradendo questi impegni e queste promesse, è chiaro che rischia che i cittadini non credano più alla classe politica. E quindi il danno lo fa non solo all'Italia, ma lo fa in generale a tutte le altre forze politiche, a quelle ad esempio come il Movimento 5 Stelle, che invece hanno nella scorsa legislatura, lo ricordo, realizzato l'80% degli impegni elettorali. Noi passiamo per quelli che ci definiscono, ci maltrattano, ci insultano, no? Ma noi siamo stati quelli, la forza politica, che dal dopoguerra a oggi è stata più responsabile, ha realizzato la maggior parte del programma, l'80% del programma annunciato ai cittadini. Grazie. Grazie a lei. Grazie.
Grazie.